Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2, conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Resta un giallo la vicenda dei nuovi posti di rianimazione che lei si è impegnata già nel marzo scorso a realizzare per l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Una storia che è nata con tante polemiche, con il grido d'allarme secondo cui questi posti erano destinati a Caltanissetta e non a Gela, poi ci sono stati salvatori di questi posti, tante polemiche politiche e alla fine insomma si aspettava di vederli realizzati. In un momento come questo in cui l'ospedale è pieno di ammalati e la situazione è difficile da gestire, sicuramente quei posti avrebbero fatto comodo. Però che cosa succede? Succede che se chiede a Leni su perché questi posti non sono stati realizzati, si dice ancora oggi che aspetta la consegna dei locali da parte dell'ASP. Poi sul fronte di altre notizie che vengono fornite dal sindaco si parla di sollecitazioni affinché questa realizzazione avvenga, e comunque gira e rigira non si sa nulla di nuovo, anzi la cosa certa è quella che questi posti non ci sono, non sappiamo quando i lavori inizieranno, non sappiamo quali sono i motivi che finora hanno ostacolato una consegna dei lavori che poteva già avvenire qualche mese fa. Durante l'ultimo sopralluogo che fu effettuato tra le parti in ospedale si disse che bisognava fare solo quello, ma non si è fatto. Il perché non si sa, il dubbio resta, cioè che ci sia qualche cosa che sta facendo da tappo alla realizzazione di questo intervento programmato da Eni. Che cosa sia nessuno lo sa dire, sappiamo solo che ogni tanto la vicenda viene rispolverata, si sentono lamentele e sollecitazioni, ma alla fine non accade nulla, e questo è un aspetto che il territorio non si può permettere: attendere per qualcosa che serve oggi e che sarà utile sicuramente anche domani, ma oggi serve assolutamente attendere mentre i soldi sono disponibili perché li mette Eni. E attendere cosa? E attendere perché? E questa è la risposta che la città vuole avere. Intanto sapere, essere informata con il linguaggio della verità. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClick. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga, a garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. Le Farmacie Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.